Ma ragazzi, buongiorno. Lo so, effettivamente sono tanti mesi che non porto niente su questo canale. C'è il primo video dopo un anno, penso. Ed effettivamente devo dire che sono successe un botto di robe, una marea. Però non ho il tempo per dirvele ora. Infatti ora sono in viaggio per andare a Lodi, ad un evento della ICW, dove stasera avrò un match di coppia. Adesso vi riassumo un attimo il tutto. E ho calcolato male i tempi, quindi sono effettivamente in ritardo, quindi non vi posso fare il riassuntone di tutto quello che è successo nell'ultimo anno. Penso vi farò un video dedicato con un po' più di calma. Detto questo, le grandi cose da sapere per la visione di questo video sono che, beh, sono sempre Flamingo, sono un wrestler, un professional wrestler. Poco più di un anno fa ho formato un tag team con Falco, che avrete visto nei precedenti video. Il nostro tag team si chiama Too Cool For You. Abbiamo fatto un tour estivo della Madonna, il Too Cool For You Summer Tour, e questo ci ha portato a dicembre a vincere i titoli ICW di coppia. Quindi ora Flamingo è un tag team champion insieme a Falco. Ciao Falco bro! E quindi ora sto appunto andando a Lodi per ICW Big Bang per difendere nuovamente le cinture, penso sia la settima difesa, e sarà un 4-way tag team match e saremo contro l'Eclissi, contro i Cult of Violence e contro Axel Flow e Pedro. Ciao Pedro bro! Ma visto che, come vi dicevo prima, sono in ritardo sparato, direi che è meglio andare. Ok, sono arrivato, tra l'altro sembra anche che io sia 3 minuti in anticipo rispetto alla tabella di marcia, quindi i miei compagni di viaggio non sono ancora arrivati. Però ragazzi, che bello fare video dalla macchina, che è un po' il meme per il wrestler italiano medio, fare i promo dalla macchina. Ad ogni modo, visto che dobbiamo aspettare, direi di fare una bella lista delle cose che abbiamo da fare. Gastaldo, per favore, escimi la lista delle cose da fare oggi. Prima di tutto montare il ring, consegnare la cintura interregionale a Macete, tingersi i capelli di rosa, e per questo mi sa che chiederemo aiuto ai nostri compagni wrestlers, prepararsi per il match, spammare all'inverosimile il voler fare una Tower of Doom oggi nel match visto che siamo in 8, per poi quindi riuscire a fare la Tower of Doom. Tra l'altro Borgo San Giovanni, nello specifico il posto dove stiamo andando oggi, è molto speciale perché è esattamente qui che per la prima volta io e Falco abbiamo fatto un match come Too Cool For You. Proprio lì al centro c'era il ring ed entravamo esattamente da qui. Quanti ricordi. Comunque sono arrivato, il ring è quasi pronto, quindi adesso andiamo a consegnare il titolo al nostro macetino. Normale, normale. L'Ethereum non si fa! Scusi, mi scusi, mi scusi. Lei è il signor Macete? Sì, sono io. Il più cattivo di tutta Tavazzano? No, non sono poi così cattivo alla fine. Ah, peccato. Sono un bravo ragazzo. Me lo dice la testa. Ma lei... No. Ma lei è sporco anche di risotto e salsiccia? A volte, quando lo faccio, insomma, quando lo faccio. Adesso, quando di cervo. Adesso ho soffritto, cioè. Ho il titolo per lei. Ma è di Marchino questo qua? No, no, per stasera, è suo. Voglio il mio? No, no, per stasera è suo. Verò Macci, per stasera è tuo. Ma lui lo sa? Lo sa, è consenziente. Come mia madre ieri sera. Dovevo andare a parlare in questa zona, mi è piaciuto. Lo sembra, ma... Oggi il vostro parrucchiere di fiducia è alle prese con una colorazione demi-permanente. Una colorazione diretta! La colorazione migliore al mondo che si chiama L'Oreal Colorista. Se tu non l'hai provata, oggi hai l'opportunità di metterti bello come un flamingo. La farà anche sui peli. Del cazzo! Preciso. Allora, c'è stato molto movimento, siamo arrivati lunghissimi con le preparazioni di ring e tutto il resto. Facciamo un rapido recap. Allora, il ring è stato montato, un po' alla fine, ma tutto a posto.
La cintura macete l'abbiamo consegnata, tutto a posto, check. I capelli rosa ce li siamo fatti, ma non è che sia molto soddisfatto del risultato, anche perché sono mezzo pelato, quindi non so se funziona. La prossima volta non lo riprenderò, non lo riuserò. Ho cercato di proporre la Tower of Doom, ma non c'è stato niente da fare. Detto ciò, siamo quasi pronti per il match, stiamo quasi per uscire fuori. Giustamente non posso portare dietro il cellulare, perché sennò come faccio a far battere le mani al pubblico? Quindi vi lascio qui, vi lascio invece con gli highlights del match, e noi invece ci vedremo ad un prossimo vlog.